Per quanto riguarda il discorso della sanità, se era questo il tema del Sì, fattisotto, giusto? sì. Ti dico che io penso che, se noi, cioè, che il problema non è solo la sanità, il problema è che se in Italia non usciamo dal concetto che tutto viene visto nella logica del profitto, cioè noi non usciremo vivo da nessuna cosa, né come Stato né come sanità. Cioè, il problema della sanità, diciamo, è la conseguenza di quello che sta succedendo adesso. Perché se alla TV, cioè se io al TG delle 8 devo vedere l'estrazione del lotto, cioè capisci, c'è qualcosa che va, che non funziona in Italia. Io questo penso. Giancarlo? Sulla sanità, pronto, mi senti? Certo, sì, benissimo. Ah. Sulla sanità è un problema storico in Italia, non è da oggi. E vedo che, e ascolto che con tanti bei discorsi o tanta buona volontà non si riesce a risolvere il problema. L'unico modo sarebbe eliminare i partiti e mettere solo gente competente e adeguata. Non so, un ministro deve essere un ministro della sanità. Un professionista non può essere uno che arriva da altre esperienze e così via, però il problema lo conosciamo, è quello dei partiti e pertanto Come è fareste voi per complicato. risolvere, tanto magari partendo anche dall'esperienza di Lanzarote dove vivi, ma quale sarebbe la prima cosa in assoluto da fare? Cioè l'hai già detta in parte Giancarlo, cioè mandare via i partiti e la politica, ma sì, no, a un parte organo per questo. esempio super partes superiore che possa controllare, calcolare i costi, eccetera, la vedete una Ti cosa faccio un possibile? esempio pratico qua nelle isole Canarie, che sarebbe Spagna. Questo succede anche nella penisola. Esempio, in Spagna esiste una oca de reclamación, no? Che cosa sarebbe? È un foglio dove tu, che non sei, non è solo per la sanità, è per qualsiasi attività commerciale, ma ancora di più in tutti quegli enti statali, no? Sia di sanità o polizia. Cioè, se tu vai all'ospedale e non sei contento per l'attenzione che hai ricevuto, o ti danno una lista d'espera molto larga, tu vai, c'è, cioè, attenzione al cliente, vai lì e fai una denuncia, in sintesi, no? E spieghi la motivazione perché fai questa oca de reclamación. E in tutti i casi c'è un ufficio apposta che nel giro di 15 giorni ti va a rispondere. Cioè, te lo dico perché mi è successo anche a me, no? Anche perché io sono abbastanza casinista, casinista. Cioè, se vedo che qualcuno fa il furbo, non sto lì zitto, no? E pertanto, voglio dire, è una fesseria in più, ma noi siamo nelle isole Canarie, che sembra un paese del terzo mondo, ma agli italiani, cioè, se li mangiano in padella. Vabbè che ci vuole poco a mangiarsi in padella gli italiani, però per dirti, no? E questo vale anche in un bar. Tu vai in un bar e c'hai un mal servizio, un ristorante, hai un mal servizio, ti hanno dato cose scadenti o che sei io, il conto esagerato, quello che sia, tu senza far tante discussioni gli chiedi che sei obbligato ad averla, se no non puoi aprire l'attività commerciale, cioè, oppure se l'hai aperta senza questa oca de reclamación, chiami la polizia e lui non te la vuole dare per qualsiasi motivo, in quel caso chiami la polizia e arriva la polizia comunale. E se non ce l'hai, ti fanno chiudere il locale, esempio, oppure ti fanno una multa salata. Cioè, sono piccolezze che a me Vediamo mi cosa ne sembra pensa esagerato. cosa ne, Giancarlo, vediamo cosa ne pensa Claudio che è appena arrivato. Claudio, fatti Sì. sotto. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Sono appena entrato, mi sono messo le cuffie adesso, quindi penso che l'argomento sia sempre quello della sanità, Sì, no? sì, sì. Beh, io penso che sinceramente bisognerebbe, diciamo, reinserire tutti i sistemi di controllo che sono stati smantellati negli ultimi 50 anni. Il sistema di controllo è importante perché ovviamente
va a verificare i processi, le procedure ovviamente che vengono attuate per l'acquisto, per l'approvvigionamento di tutto ciò che serve per la sanità. Un altro sistema è anche quello di centralizzare un po' anche il discorso degli acquisti, no? Perché così hai la possibilità di avere un punto unico dove vengano effettuati i contratti, quindi gli accordi anche sui prezzi, e poi eventualmente da lì diramare le normative e le procedure che servono per acquisire eventualmente tutto ciò che serve, però ai prezzi concordati centralmente. E così si evita che ognuno, insomma, fa gli accordi con le aziende, con le società e ovviamente lì fa la cresta, no? Certo. Su un prodotto invece che un altro. Vediamo che è arrivato Edoardo, fatti sotto, vediamo cosa ne pensa. Poi magari su questo punto dell'Agenzia Nazionale per gli Acquisti facciamo una ruota, un giro di commenti di tutti voi. Ciao Edoardo. Ciao amici, bentrovati. Ciao. Ciao. Guarda, in parte sono d'accordo con tutto quello che hanno detto gli altri attivisti prima di me. Una considerazione però, secondo me il problema della sanità, come buona parte di tutti i mali italiani, è dovuto non tanto, cioè non solamente alla politica, da cittadino è troppo comodo addossare tutta la colpa alla politica, ma probabilmente fa parte di quella rivoluzione culturale di cui Beppe parla sempre, no? E quindi quando ciascuno di noi probabilmente dovrebbe cambiare atteggiamento e ad esempio, quando c'è quella visita da fare e abbiamo l'ecografia prenotata in ospedale che dobbiamo aspettare 3 mesi, poi un amico ci presenta, un amico di un amico che lavora in ospedale e quindi riusciamo a scavalcare tutta la fila. Forse anche questo atteggiamento, questa attitudine verso la sanità dovrebbe essere superata. Dunque, Edoardo, allora il tuo punto focale è proprio quello della rivoluzione culturale che ovviamente è dietro Certo. ogni scelta. Vediamo, è arrivato anche Mino Bandini. Mi dispiace solo che siete arrivati tutti in ritardo, siete stati un quarto d'ora a mandare il video di Beppe e nessuno entrava, abbiamo finito, quindi giusto un paio di minuti ancora. Mino, fatti sotto. Per adesso vedo solo uno spaccato della sua cucina, probabilmente. Mino, ci senti? Ti vediamo un po' poco illuminato, ma si intravede qualcosa. Mino, buonasera. Sì, no, niente, sì. Io faccio un infermiere, lavoro. Ah, tu sei infermiere. Mino, ti chiedo una cortesia, ti avvicini un po' perché si sente proprio male l'audio, non si capisce moltissimo, almeno non so se voi capiate o meno. Sì, è abbastanza poco intellegibile. Credo che il microfono non sia dei migliori, ma cerchiamo di capirti. Schiarisco un po' la voce, che proprio si sente molto imbuttato, come se avessi la mano davanti alla bocca. Prego, proviamo che provo a equalizzarti in onda. E ora? Niente, io faccio l'infermiere. Quello che posso vedere questo dal mio punto di vista vengono spesi tanti soldi per quello che può essere l'accanimento terapeutico. Perché non è mai spacciato dove si insiste in si chiedono tantissime. Guarda, Mino, ti devo fermare, ahimè, perché l'audio si sente male e il video peggio, come dice qualcuno in chat in questo momento. Riesci a scrivere nella chat dell'Hangout il tuo pensiero riassunto, di modo che così almeno comunque lo porto all'attenzione di tutta la diretta, perché io non, veramente non so se siete riusciti voi, altri interattori, ma io non ho capito assolutamente nulla. Va bene, ci provo. Ecco, adesso per esempio abbiamo sentito perfettamente, il va bene ci provo era perfetto, ma vabbè. Qualcuno di voi ha capito che cosa ha detto Mino, No, ragazzi? no, 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 sinceramente No. no. Ok, allora Ho non sono capito che l'unico. si spendano molti soldi per l'accanimento Ah, perché era terapeutico. interessante, appunto, perché essendo la voce di una persona che lavora nell'ambito della sanità, direi che era fondamentale ascoltarlo bene. Ascolta.
Forse perché Mino dovrebbe mettere un paio di cuffiette, sarebbe l'ideale che tu mettessi le cuffie, anche quelle del telefonino, giusto per disabilitare gli altoparlanti del tuo computer, perché sembra una sciocchezza, ma quel giochino che il tuo microfono becca comunque l'audio che esce dalle casse crea un problema di ritorno che non è purtroppo C'è un ritorno. è proprio Mino. Come vedete, c'è in basso a destra c'è il volumino. Se io alzo il volume adesso di tutti. Sensori. Sono messo le cuffiette. Oh, adesso sì che si Oh, adesso sì. sente. Prego, Mino. No, dicevo, allora, io faccio l'infermiere. Quello che posso notare è che vengono spesi tantissimi soldi per quello che almeno io personalmente posso definire accanimento terapeutico, dove insomma persone ormai insomma chiaramente spacciate, si insiste con cure costosissime, a volte vengono fatte anche manovre rianimatorie o tutto quello che si vuole, che sempre secondo me prolungano inutilmente l'agonia di persone. Che poi queste insomma costano molto nel tempo, costano molto e magari sono risorse che vengono tolte per invece fini più utili che potrebbero servire per garantire un servizio migliore, cioè un'assistenza sanitaria migliore. Sì, direi molto, molto chiaro, cioè, quindi ha a che fare anche con quell'etica del fine vita che evidentemente rientra in una discussione più Sì, ampia. forse è troppo, come dire, importante come discussione, No, però l'unica no, è cosa sacrosanta, Mino, è che... sacrosanta. È difficile nel nostro paese perché sappiamo anche un po' questa Sì. deriva rispetto alle posizioni della Chiesa, che nulla a che vedere col fatto che le persone possono avere una identità di fede, una professione di fede personale. Purtroppo c'è, è vero, questo tabù, possiamo chiamarlo così, anche un po' ipocrita Poi forse. posso dire c'è una cosa per anche il quanto riguarda la problema. Chiesa? Certo, prego, prego. No, è No, perché dicevo, siccome... c'è Beh, anche. posso dire Bene, una prego. cosa? Ragazzi, non No, sovrapponetevi, io lasciate volevo... parlare Mino ancora un secondo e poi chiudiamo perché sono le 22 Una minuti. cosa sola, io volevo... perché si sente sempre questo discorso dell'accanimento terapeutico e ce la rifacciamo con la Chiesa. Mi è capitato di lavorare in una casa di cura delle suore. E devo dire, di tutte le esperienze lavorative che ho avuto, forse era l'unico posto dove le persone venivano lasciate morire tranquille. Figata, bene. Dove, e devo dire la verità, cioè quello che ho visto con i miei occhi, Certo, certo. capitava che effettivamente se qualcuno era, insomma, nell'ultima fase della propria vita, si smetteva di chiamare medici 118 e si lasciavano morire tranquillamente. Altrove invece si insiste, fino ad arrivare a delle condizioni che secondo me con la vita e con l'umanità ci hanno ben poco a che fare. Però secondo me, se posso dire una cosa, Prego, certo. Secondo me c'è un problema da questo punto di vista, cioè capire effettivamente quando è accanimento terapeutico. Lo dico perché io ho avuto un'esperienza diretta, purtroppo ho perso mia moglie recentemente Condoglianze. e ovviamente ho capito che ci sono delle cose che uno dice è accanimento terapeutico. E altre che non lo sono, ecco. Però è molto soggettivo perché, per esempio, nel mio caso, un professore mi ha parlato di accanimento terapeutico per un intervento chirurgico che era stato effettuato. Io ho detto: non è accanimento terapeutico questo. È un discorso che ci sei, una persona sta per morire e allora la lasciamo morire tranquillamente. Ma se uno ha un problema, fa un intervento. E cerca di risolvere il problema, poi magari a distanza di 20 giorni la persona muore, però non è detto che quello che ha fatto è un accanimento terapeutico. È per questo che quando si entra nella logica di andare a definire l'accanimento terapeutico, diventa secondo me abbastanza complicato, insomma, perché si va poi anche a diciamo a discutere con quelli che sono le persone care del paziente, no? Perché no, per me non è accanimento terapeutico, per lui è accanimento terapeutico,
Insomma, non è facile, secondo me, andare a capire i limiti dell'accanimento terapeutico. Allora, quale sarebbe la strada? E lo dico a tutti, insomma, se volete No, fare un diciamo commento che. veloce, perché non è semplice. E vi ricordo purtroppo che siamo in chiusura perché sono le 8:05, alle 8 in punto dovremmo chiudere. Cioè, come si affronta questa tematica così difficile, visto che è così alta? Ma è che sicuramente alla professionalità, alla capacità dei medici, in questo caso, che devono capire quello che è effettivamente un accanimento terapeutico e quello che non lo è. Cioè, ripeto, per la mia esperienza diretta ho visto che non tutti i medici hanno le idee chiare, insomma, ecco. Questo ho potuto constatare io, perché alcuni medici hanno detto che quello che abbiamo fatto era giusto e altri hanno detto che era un accanimento terapeutico. Ecco, allora a quel punto bisogna o puntare sulla professionalità dei medici, dei professori, o se no non è che abbiamo molte armi, insomma, ecco, Beh, però il perché problema, lasciamo la se mi posso libera permettere, è proprio decisione. questo. Voglio dire, non c'è un limite, perché non si può porre un limite, diciamo, di ordine di grandezza matematica, ma si tratta semplicemente di etica e di morale personale. Quindi per un medico tutti i tentativi dovranno essere fatti, perpetrati, anche insistendo, perché ha una certa morale, un'etica sul fine vita. Per un altro medico invece che ha una visione un po' più così trascendente, un po' più alta, per lui invece sarà accanimento terapeutico. Quindi non, credo che non c'entri la professionalità, proprio perché sta parlando di vita, di anima e di al di là della vita. Quindi non credo che ci sia una possibilità di dirimere la questione solo in termini numerici o di capacità del medico. Non so che cosa ne pensate. Per questo motivo che ho detto il discorso della fede, della religione e della Chiesa. Poi Mino ha fatto benissimo a rappresentarci quel caso. Posso Prego. intervenire? Prego, No, certo. secondo me, da parte di noi professionisti, una cosa che si può fare, che però insomma non piace a nessuno, è rischiare. Mi spiego meglio. A me è capitato di trovarmi nella situazione di un gruppo di soccorso che rianimava un morto, cioè rianimava un anziano già agonizzante di 90 e passanni, e io mi sono rifiutato di rianimarlo. Mi è stato detto dagli infermieri del 118: guarda, ti conviene farlo perché altrimenti rischi. Io gli ho detto: va bene, rischio, denunciatemi, fate quello che volete. Se io per la legge italiana, dal momento che come infermiere non rianimo una persona morta, posso essere perseguito, che venga perseguito, mi prendo le mie responsabilità. Questo però è una cosa che nel settore sanitario non fa nessuno, tutti vogliono sfuggire al massimo dalle responsabilità. È una cosa che non va di moda per niente. E Posso secondo me invece un intervenire? po'. Oh, scusa, credevo avessi finito, perdonami. No, 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 finito, finito. Per me però, io non sono d'accordo su questo approccio, cioè per me il diritto alla vita, ma soprattutto il diritto alla speranza, non me lo può negare nessuno, tantomeno lo Stato. Non mi è mai piaciuto sentir parlare di sanità e di scuola pubblica in termini economici, anche perché con tutti gli sprechi che abbiamo e con la cattiva gestione della risorsa pubblica, sicuramente possiamo andare a trovare le risorse in un altro modo, invece che negare a un vecchio di 90 anni la possibilità di una speranza o al familiare. E vi faccio anche un'altra domanda. Secondo voi, lo Stato italiano per come è strutturato adesso, il popolo italiano per come è strutturato adesso, l'economia italiana per come è strutturata adesso, porterebbe in tasca dei cittadini più soldi se si adottassero misure del genere, oppure la classe dirigente di oggi mangerebbe solo di più e speculerebbe solamente di più? E aggiungo un'altra cosa, potrebbe essere invece un approccio risolutivo quello di pensare alla sanità pubblica, ma questo mi viene in mente anche per la scuola pubblica, cercando di levare ciò che palesemente non va oggi, come ad esempio il clientelismo, la mancanza di controllo. La politica nella sanità pubblica e nell'istruzione, il nipotismo. Quando penso a nipotismo penso al primario che fa entrare
il proprio figlio appena laureato nell'ospedale dove lavora un amico, eccetera, eccetera. E aggiungo, vi sembra normale che un medico che lavora nella sanità pubblica ha poi, penso ad esempio un oculista, penso a un cardiologo, ha poi il suo studio privato? Non sarebbe più corretto dire o lavori nel pubblico o lavori nel privato? Perché purtroppo troppo spesso accade che poi nel pubblico non, il medico guarda caso non c'è spazio, non c'ha soluzioni e dirotta le persone nel proprio studio privato o fa visite intramenia, eccetera, eccetera.